Sono Francesco, in arte Ava, ho 21 anni e faccio produttore. Io sono Luca, ho 19 anni e mi conoscono tutti come Capo Plaza, ormai. Io sono Bruno, ho 21 anni e faccio il producer. Tu chi sei? Io sono Lorenzo. Madonna. Tutti mi chiamano LOL. Che fai? Cosa fai? Vivo, respiro. Facciamo la magia. E tu chi sei? Io sono Alessandro Raimo, ho 26 anni e non ho un nome d'arte. Il mio primo ricordo con il rap è stato in prima superiore, grazie a Mojo, che mi ha aperto la mente al beat, alla produzione. Sulle basi. Il mio primo ricordo con il rap è stato... avevo tipo 7-8 anni, secondo me. Ci stava All Music. All Music era un canale tipo MTV. Tipo MTV spaccava. Però non passava rap, non passava un cazzo. Cioè, ogni tanto. Raramente passarono un pezzo di Kanye West. Con il logo giallo. Eravamo tipo tutto diamantato, tutto. Già mi piaceva un sacco. E passarono Kanye West con Stronger. E da, cioè, che poi non era rap. Cioè, figurati l'influenza rap mia qual è stata. C'era rap con i Daft Punk. Però quel pezzo è dopo che Kanye West passò a Sean Paul. Quindi, frate, da fuori proprio per sempre. Da là in poi web e cose, ho scoperto. Con il web è nato tutto. I classici, partendo da Big L, Large Professor, Nas, Big Pun, Fat Joe. Tutti i classici. Tutti. E così ho scoperto, diciamo, questa malattia, fortunatamente, ma anche se non è una malattia, secondo me. Anzi, è una fortuna che ho scoperto il rap e la musica hip hop, secondo me. Mi ha salvato. Quindi, bomba. Il mio primo ricordo col rap, alle medie. Andai sotto un sacco con Crank Death di Soulja Boy. Madonna. Impazzito. Submen. Andavo a casa e facevo il ballo, lo imparavo a memoria su YouTube. Submen. Una hit. E poi vabbè, da là tutti quanti, tutti gli altri. Vabbè, automatico. A palla, sì. Soulja Boy, I'm in it. Oh. Why me crank it, why me roll? Why me crank that Soulja Boy, that Superman, that oh. Now why me you? Crank that Soulja Boy. Now why me you? Crank that Soulja Boy. Now why me you? Crank that Soulja Boy. Now why me you? Il mio primo ricordo con il rap è stato all'età di 8 anni. Madonna, quanti anni c'avevo io? Non eri nato. Due anni, tre anni. E mi sono avvicinato al rap grazie a mio fratello, che essendo un po' più grande di me già sentiva in cassetta, in radio. No, in radio no, perché non passava. In cassetta, forse sul computer Italia, qualcosa. Anni, tipo, Fifth Dissent, Snoop Dogg, queste cose così. Tutta quella. Ma pure per dirti, Articolo 31, i primi dischi. Vabbè, quello. In cassetta, no, i dischi in cassetta l'avevamo. E poi mi sono appassionato pure perché lui aveva proprio lo stile del rap, diciamo, si vestiva con le bandane, pantaloni larghi, queste cose qua. Che all'epoca veniva insultato pure. Mi ricordo che. Se mettevi... Ma già fino a 3 anni fa. Se mettevi già il cappello, venivi scriminato. E mi piaceva questa cosa di che lui non se ne. Non si interessava e faceva tutto questo percorso inverso, diciamo. Io ho capito che qualcosa stava iniziando a cambiare quando uscì Non Si Ferma. Che facemmo un botto di visualizzazioni, no? Non si fermano, no, non si fermano. No, la mia gang, no, non si ferma. No, non si ferma. La gente mi ha al posto di blocco. No, non si ferma. Tu stai zitto, parli troppo fuori dalla festa. No, la mia gang, no, non si ferma. Io ho capito che stava cambiando qualcosa il giorno in cui, se non mi sbaglio, c'era l'istor di, non mi ricordo chi rapper a Salerno, comunque mio amico, se non mi sbaglio chi era. Iti? No. E mi ricordo che la gente usciva dalla Feltrinelli, e veniva a farsi la foto con noi. Tappa che stavamo al portone.
e c'erano tipo gli store dentro e gli store fuori nostro. Doppio store. E là ho iniziato a capire, forse ce la stiamo facendo. Allora, io ho capito che qualcosa stava cambiando quando è uscito El Chapo. Il Chapo JR, il freestyle, ha avuto proprio un boom esagerato su Facebook. Non mi frega un cazzo di quello che dicono, non mi frega un cazzo di quello che scrivono. Io sto con i miei, sto da una vita in bilico. Fotti il Chapo Junior, no, sei troppo piccolo. E allora me lo fanno. Forse è il pezzo più sottovalutato che abbiamo fatto. 160.000 in... Sì, quello per me è un pezzo che spacca proprio il culo. Il video, tutto però nessuno se l'è mai cagato quanto se lo doveva cagare, secondo me. No, guarda, fai ragione. Ci ho sempre creduto comunque che non c'è un momento preciso. Secondo me dall'inizio ho pensato che ce la stavamo facendo. Non credevo di arrivare a questo. Però. No, però ci abbiamo sempre creduto. Ci credevamo che qualcosa che arrivava, sì, qualcosa sicuro, ci arrivava sicuro. Però non mi aspettavo sta botta proprio. Ognuno il cambiamento è stato pure quando ci siamo impegnati sempre di più tutti insieme. Abbiamo creato una seconda famiglia e in primis. Abbiamo lottato per lo stesso obiettivo, diciamo così. Oggi il mio ruolo all'interno del progetto Capo Plaza è, a parte supportare i miei amici, perché alla fine è quello che faccio tutti i giorni, per portare... Supportare, non supportare. E che ho detto? No, supportare. Tipo supportare. Vabbè, oltre a produrti, a produrre beat, contro beat, a registrarti, a masterizzarti. Vabbè, normale. Adesso ho tendito. È questo. Produrre, basta, stare in studio. Vabbè, il mio ruolo nel mio progetto è penso quello di far in primis felici tutti i miei amici che sono la mia famiglia, cercare di portarli in alto come sto andando io in alto pian piano, che è la cosa principale per me. Il ruolo fondamentale per me è quello là di tenerci tutti uniti, e questa è la cosa che mi interessa a me. Fare bella musica soprattutto. Ed essere uniti. Ma tu che dici? Il mio ruolo nel progetto è quello di produrre beat, di produrre musica e di stare sempre operativo, di fare tanta ogni fucking day. Ogni giorno, tanta musica. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Dal 2013. Posso dire il tuo ruolo qual è? Vai, fammi ridere. Stavolta lo dico. Il ruolo di Lollo è il ruolo, secondo me, del creativo del gruppo. Sei comunque per me una colonna portante, cioè penso che le cose si muovano in primis perché in siamo studio, uniti. Quando siamo in studio, di solito siamo noi quattro, e se noi quattro ci troviamo, cioè se non ci stai tu, le cose non vanno come dovrebbero andare, capito? Il mio ruolo nel progetto Capo Plaza è stato... l'ho seguito su tutto, sui video, sulle scelte pure... Musicali e... che abbiamo fatto in passato a Roma e in giro per l'Italia. Ora lo seguo come tour manager. E in tutti i locali d'Italia. E se serve gli giro anche qualche video, se mi paga. Per me allenamento 2 è stato tipo un flash, non lo so. Sarebbe troppo veloce. Stella come? Ma quasi come non me lo ricordo. L'abbiamo fatto in... 2 minuti. No, 45 minuti. Ma non lo so, io sono sceso in studio tipo verso le 4, alle 5, alle 6 e mezza l'ho già fatto. Abbiamo mandato il beat. Sei venuto in studio. Sono venuto in studio, l'ho chiuso. Tac. E l'ho masterizzato. Pronto. Ehi, fumo, sto in allenamento, torno a casa, cellulare spento, mamma tranquilli, mi sto divertendo, sto con quelli che ti fanno il mezzo, Il mio ricordo di allenamento è strano, però cioè è strano, molto strano. Sarebbe la cinta che non avevo per il pantalone nel video. Chi l'ha trovata la cinta? Chi l'hai trovata tu, bastardo? Che poi è stata una fune così a casa. Cioè quella è stata proprio per fare capire anche alle persone che guarderanno questo video. Dov'è sta fune? No, dov'è sta fuori? Hai capito? Il ricordo è proprio un ricordo che mi fa capire.
cioè non era veramente un cazzo, doveva essere un pezzo come gli altri, magari è stato fatto anche con il video, è stato meno curato di tutti gli altri che abbiamo fatto, perciò boh, sta cosa della fune mi è rimasta proprio, ma nel senso che ho capito era che cioè ci mancava quasi tutto in quel video, perché fondamentalmente eravamo tutti vestiti di bianco, in una parete bianca, c'erano i riflessi delle telecamere nel muro. Cioè, una cosa assurda. Però, frate, quel video è stato il primo video che ha spaccato. Anche se c'avevo quella cazzo di cintura di paglia. Non ci credevamo. È uno strano ricordo di quel pezzo, però... Allora, il mio ricordo di allenamento 2... secondo me è stato il giorno in cui l'hanno scritta e prodotta, perché io andai in studio la sera stesso e mi trovai davanti io una traccia che secondo me era validissima. Però non gli davamo questa importanza, loro non gli davano importanza, no, però veramente all'inizio all'inizio sottovalutammo molto la traccia. Sì, infatti. Allora, il ricordo che viene in mente su allenamento 2 è quello che in studio, sentendola, non, io ero forse l'unico. A te non ti piaceva. Ero l'unico non convinto, perché non, per me non rispecchiava il suo stile, era una cosa un po' troppo spenta, troppo poco aggressiva. Però poi alla fine mi sbagliavo, perché è una hit. Cioè, non c'è niente da dire, quindi sbaglio anch'io. Sbagliamo tutti. Io ti danno una magari, però. Sento questa sensazione. Vabbè. Tu? I primi hater li ho affrontati, però non me ne è sempre altamente sbattuto il cazzo. Ma perché so che mi sono rotto il culo davvero per avere quello che ho, quindi... Non c'è migliore risposta di quello che sto facendo, quindi... Anzi, meglio che ci sono gli hater. Anzi, grande a tutti gli hater, meno male che esistete voi, perché sennò troppi leccaculo ci sono in giro. Grandi. Bella. Però fate anche cagare tutti, eh. Il ricordo di allenamento tour è stata... la data, forse le ultime... Le ultime date prima delle ultime due. Le quarte. Le ultime due che abbiamo fatto in campagna, le doppie. Bellissimo. Madonna, bellissimo. Aldo. Avellino e. No, erano tipo Benevento e non mi ricordo un altro. No, Benevento e Casetto. Dove si sveniva? Quella serata bellissima. Quello è un ricordo bello proprio che c'ho. Però c'ho anche ricordi molto offuscati del tour. Però c'ho ricordi di merda davvero del tour. Ma proprio sconnessioni per telefono. Donne che chiamano. Madonna. Il mio ricordo del tour è qualche data a cui ho partecipato. Non ho partecipato a tutte le date. Ma data, a Bari, a Foggia. Bari è il mio compleanno. A Bari era il tuo compleanno, infatti è stata una serata assurda. Lì è stata una serata assurda. E vedere la gente che. Madonna, la bordello. Che salta sui tuoi beat, cioè, è una cosa assurda. Cioè. Ricordi dalla panchina la gente che salta, frate. Sì. Ricordo l'allenamento tour. Forse la prima data. Bergamo. Madonna, 40 persone c'erano. Pieni d'ansia, fermi come dei pezzi di legno proprio. L'albergo a ballare. Forse quella. Strana proprio, sì. Ricordo strano. La prima data. Più strano. La cosa bella è stata da vedere il pubblico che aumentava data dopo data. Forse è quella la cosa più... Il progresso. Più bella. Sì. Vedere che dalle 50 persone erano 200, poi 500, poi 1000 a salire. 2000. E poi le risate che ci siamo fatti, roba epica proprio, non si può descrivere, ci voleva un documentario anche lì. Sì, sto blocco mi ha fatto così, non toccare me la mia famiglia, sto tranquillo che fumo vaniglia, corro forte, siamo i primi in pista. Cosa mi aspetto da questo album? Non lo so manco io, però...
mi aspetto che la gente capisca determinate cose che magari con gli altri pezzi non hanno capito, perché magari sono più buttati così gli altri. In questo album ci sono anche i pezzi, cioè c'è la mia vita, questo album è proprio la mia vita fino ai 20 anni, perciò si chiama 20. Mi aspetto semplicemente che la gente capisca le cose che non ha capito fino ad ora, basta, solo questo. Non mi aspetto soldi, non mi aspetto successo, l'ho fatto semplicemente per me, per noi, perché era ora di farlo, per il mio percorso musicale, indipendentemente da tutto. La mia aspettativa per questo disco, sicuramente spero che la gente comprenda e apprezzi tutto il lavoro che ci abbiamo messo, i sacrifici, le giornate intere in studio, tutto, alla fine tutto, questo album racchiude tutto, comprende anche voi, la tua vita. Allora, da questo disco mi aspetto grandi cose. L'unico, forse. Sì, perché secondo me è un lavoro super... siamo molto... No, è un lavoro super valido. L'ho voluto ascoltare solo quando era finito. In studio non sono andato tutto il tempo che l'hanno registrato, proprio perché volevo sentire le tracce una volta. E secondo me è una bomba. Io non cambierò mai, non mai. Voglio andare lontano da qua, lontano da qua. Ho risolto i miei guai, ormai. Fanculo chi parlava fra, chi parlava fra. Io non cambierò. La mia traccia preferita? 20. La cattiveria di 20 mi piace. Mi piace troppo, troppo cattiva. A me piacciono le cose aggressive. Le cose aggressive, per questo. Ma io urlavo mentre producevo così. Fuoco. Vedete il fuoco, le cose. Terremoto. Madonna. Il mio pezzo preferito è 20 anche a me. Hai sicuramente. Visto? Cioè il pezzo che mi rappresenta di più come suono, con quello che ho scritto e come mood in genere. Perché per questo, perché il pezzo secondo me davvero l'ho scritto incazzato proprio nero. Più fra, veramente a un certo punto stavo cacciando le lacrime dalla rabbia proprio, fra, te lo giuro. Quindi 20, poi ascolteranno se gli piace bene, se non gli piace vaffanculo. Anche per me è 20. Quanto è 20? Per me è 20 perché no. Dentro c'è tutto. C'è tutto quello che per me è il top. Dal beat che abbiamo fatto alla strofa, al ritornello. Pure quella è nata a cazzo, eh. Cioè, sì, è nata in studio, il beat. Abbiamo un fatto il beat, hai sentito? Ti è piaciuto? Ti ha rotto. Te l'ho rotto. Rotto. Alla Fortnite col piccone. Distrutto, distrutto. Il mio pezzo preferito dell'album è Forte e Chiaro. Che è un pezzo forte e chiaro, giusto? Sì. È un uomo. Che è uno dei pezzi dell'album che mi emoziona di più. Perché rivivo molte cose in quello che ha scritto lui. E molte cose che abbiamo vissuto insieme. Stesso periodo. Stesso periodo, diciamo un così. Un pezzo particolare. Gli altri mi piacciono, cioè pure 20 mi piace, come dicono i ragazzi, perché è il mood più che appartiene a lui, però Forte e Chiaro è la mia preferita. Io credo che non sarò mai soddisfatto, cioè, veramente, al 100%. Ma non penso solo tu nel mondo. Forse tu. Tutti penso. Non lo so, quando sono soddisfatto io credo che forse un po' come la vita. Mai. Ma cioè, penso tutti siamo tutti due topi sulla stessa parte. Siamo due topi da studio, siamo chiusi, al buio. Ma quando imparerai a fare beat sarei soddisfatto. Sì, sì. No. No, credo che nessuno sia soddisfatto al 100%, però... Per quanto mi riguarda, sono soddisfatto del percorso che abbiamo fatto e penso che questi risultati che stiamo ottenendo sono una grande cosa e mi danno molta soddisfazione. È giusto, pure parlare di due che non ci stanno, però. Come? Sì. Peppe in primis, Coco. Che non ci sta perché non ci ha potuto stare, vabbè, bella per lui. Però è giusto che comunque anche loro vengano nominati perché sia Peppe che Mauro Sessa, Peppe Sox e Mauro Sessa. Davvero mancano solo loro due qua stasera. Mancano i figli. Il progetto Capo Plaza, come dicevamo prima, siamo sette persone, fondamentalmente c'è Sto che ci segue. Però da prima queste sono le persone che più voglio bene. Siamo in questa tavolata. Quindi mi dispiace che non ci sono, però anche loro. Hanno fatto una bella cosa. La prossima album.